Salve a tutti gli utenti di TradeStation. Questa è la settima lezione della guida introduttiva TradeStation. Mi chiamo Jesus Nava e sono il responsabile della formazione e preparazione dei clienti di TradeStation. E come sempre è un piacere essere qui con tutti voi. La guida introduttiva a TradeStation è una serie educativa. Oggi è il giorno 11 settembre e iniziamo la lezione numero 7, intitolata Scansione in tempo reale con tecniche di analisi in radar screen. Quindi, nel corso di oggi, ci concentreremo su radar screen e tutte le sue funzioni. Parleremo della differenza tra quotes, che significa quotazioni, e radar screen e del motivo per cui si dovrebbe prendere in considerazione l'aggiornamento piuttosto a radar screen. In realtà, dunque, vi mostro com'è pagina 1 del PDF, perché ha il sommario. Se non avete ancora il PDF, vorrei condividerlo con tutti voi nella chat. Eccolo. E se vi manca uno qualsiasi dei PDF, li potete trovare nella sezione Documenti del lettore in basso a destra. Ma in questo corso, come ho detto prima, evidenzieremo radar screen. Parleremo delle differenze tra quotazioni e radar screen, vi mostrerò come è possibile inserire tabelle, pagine e liste di simboli, non solo simbolo per simbolo, ma per gruppi di simboli. Parleremo dell'inserimento delle tecniche di analisi, di come impostare l'intervallo per i calcoli di analisi tecnica. Accenneremo al riordino e alla classificazione, al modo di impostare gli allarmi in radar screen e vi mostrerò come potete lavorare con i template, come creare gruppi di analisi e anche come farvi inviare dai vostri radar screen una email di notifica di aggiornamento dei simboli che avete su radar screen. Quindi oggi sarà una lezione ricca di informazioni appunto su radar screen. Benissimo, iniziamo. Allora, non c'è un moderatore oggi, quindi se avete domande sugli argomenti di cui discuterò, utilizzate pure la chat. Darò un'occhiata alla finestra di chat e cercherò di esaminare queste domande dal vivo durante la mia presentazione. Questa presentazione sarà registrata. Dovreste poter trovare l'archivio caricato sul sito entro la prossima settimana. Stiamo ancora lavorando sulle lezioni dalla 1 alla 6, producendo i file, e almeno alcuni dei video dovrebbero essere caricati entro domani. Prima di iniziare, eccovi alcune informazioni importanti. Tenete in mente che il trading attivo non è idoneo a chiunque e che qualsiasi simbolo o idea che esponiamo qui ha finalità esclusivamente dimostrative e formative. Il PDF che sto per condividere con tutti nella chat approfondisce queste informazioni. Se ancora non avete il link per accedere agli archivi video, lo troverete anche nella sezione Documenti, ma ora sto condividendo in ogni caso quel link con tutti. Ecco appunto dove potete vedere i video registrati di questa presentazione. Grazie a tutti per essere qui e possiamo iniziare. Bene, passo alla mia TradeStation. Sto utilizzando la versione 9.5 per evidenziare alcune delle nuove funzioni che sono state adottate in questa nuova versione di TradeStation. Credo che non ci siano nuove funzioni integrate in radar screen. Quindi non evidenzierò nulla di nuovo in radar screen, ma esamineremo diversi esempi e il modo di impostare diversi alert in radar screen. Bene. Quando vado al mio Trading Apps Launcher, radar screen è uno di quei pulsanti. Se non avete fatto l'aggiornamento a radar screen, questo stesso pulsante sarà chiamato Quotes, appunto, quotazioni. Quotes è praticamente una versione limitata di radar screen. Radar screen vi dà più informazioni rispetto a Quotes, tuttavia è prevista una commissione per radar screen. Credo che il costo sia di circa 59-60 dollari al mese da pagare se si fa l'aggiornamento a radar screen. Se avete TradeStation gratuitamente perché avete soddisfatto la soglia di trading. Dunque, non riesco a ricordare esattamente quali siano le soglie, ma credo che siano 5.000 azioni per i titoli azionari, o 20 contratti future, o 50 contratti di opzione. E
e così potrete ottenere TradeStation gratuitamente e comprenderà Radar Screen. Quindi, se già avete TradeStation gratuita, non avete alcun motivo per non fare l'aggiornamento a Radar Screen, perché vi fornirà molte più funzioni e proprio di ciò parleremo oggi. Se la vostra icona dice Quotes e volete passare a Radar Screen, è sufficiente cliccare su Help sulla piattaforma TradeStation, andare su Account Services e una delle opzioni lì presenti vi dirà Add Remove Data or Features, cioè aggiungi o rimuovi dati o caratteristiche. Quindi dovete andare lì per aggiungere Radar Screen alla vostra piattaforma. Bene, vado al mio Trading Apps Launcher, faccio clic su Radar Screen e lo faccio entrare in funzione all'interno della mia TradeStation. La prima volta che Radar Screen si apre, assomiglia a qualsiasi altra normale finestra di quotes. Nulla di diverso da qualsiasi altra finestra di un foglio di calcolo. Vado a Resize, cioè ridimensiona, in modo da adattarla per ulteriori informazioni. In primo luogo, parliamo dell'inserimento dei simboli. Alcune delle colonne qui non mostrano l'intera intestazione, quindi clicco semplicemente sul bordino e le ridimensiono. Potete farlo con qualsiasi colonna. Benissimo. Notate che sto mettendo il mio puntatore tra le intestazioni delle colonne e le ridimensiono semplicemente cliccando e trascinando il bordo. Potete farlo se il nome non appare del tutto. Vi basta regolare la larghezza della colonna, appunto. L'inserimento manuale dei simboli è molto semplice. Dunque, si tratta di digitare il simbolo e premere invio. Facile. Quindi digito MSFT e premo invio. Non appena si preme invio, TradeStation fa la richiesta dei dati e li preleva da Microsoft. Vedete il simbolo lampeggiante in giallo. Microsoft lampeggia in giallo ogni tanto. Quel lampo giallo significa semplicemente che Microsoft sta negoziando. Ogni volta che c'è un nuovo segno di spunta da Microsoft, vedrete un nuovo lampeggio. Ogni volta che digitate simboli, ogni volta che un simbolo negozia, ecco, vedrete quel lampo giallo. Così, dunque, posso continuare a digitare i simboli. Facciamo Bed Bath & Beyond, Yahoo, Cisco e così via. Ora, per questa particolare illustrazione salto una riga. Quindi premo invio senza digitare un simbolo. Benissimo, allora potete vedere come il profilo passa alla riga successiva. Spiegherò più avanti il motivo per cui lo sto facendo, ma a volte, se volete creare una specie di separazione tra elenchi, basta saltare una fila e vi darà quella separazione. Così ho quattro titoli. Ora digito alcuni contratti future, faccio i contratti continui, chiocciola ES, chiocciola NQ, chiocciola GC, chiocciola SI. Quindi questi sono tutti i contratti future, sono tutti simboli continui e utilizzo simboli continui perché così non devo preoccuparmi di cambiare il simbolo una volta scaduto. Vedete, Radar Screen non fa il rollover automaticamente. Quindi se stiamo usando qualcosa come ESU14, faccio clic qui e digito ESU14. Vediamo che questo è un contratto molto specifico per mese e anno. A un certo punto questo scadrà e smetterà di fare trading, quindi dovreste venire qui manualmente per cambiare il simbolo al front month. Utilizzando chiocciola ES risolvo il problema, perché ora sto ottenendo sempre il front month, senza dovermi preoccupare di cambiare o passare il simbolo al momento del rollover. E Persat, dunque, sì, la tua domanda è: si può scrivere in un sottotitolo? Sì, è possibile. Ve lo mostro tra un attimo. Quindi clicco sulla riga vuota, la 10, e osservo che non ho altre righe. Ma se premo invio da questa ultima fila, Radar Screen aggiunge automaticamente altre righe. Benissimo. Adesso digito alcuni simboli Forex. EUR USD, USDJPY, GDP USD, CHF USD. Questo simbolo è sbagliato. A volte, scusate, scrivo i simboli nell'ordine sbagliato, quindi è USDCHF, sì, e premo invio. Rendo la mia colonna dei simboli un po' più ampia in modo da poter avere più spazio per i miei simboli Forex. Mentre digitate i simboli, e io lo sto facendo in questo momento, non c'è nessuna descrizione collegata ad essi.
Posso mettere il cursore su qualsiasi simbolo e TradeStation creerà questi suggerimenti dati che vi mostrano la descrizione del simbolo. Trovo molto utile, personalmente, avere una colonna con la descrizione. In questo modo, quando guardate una lista di simboli, non occorre portare il cursore sulla parte superiore del simbolo per sapere cosa rappresenta, se c'è una colonna che lo fa automaticamente per voi. Quindi, la prima cosa che faccio è aggiungere una colonna qui a Radar Screen che mi dà una descrizione. Per aggiungere una colonna in Radar Screen, andiamo al menu Insert, dove abbiamo a disposizione Indicators, Show Me, cioè mostrami, e Paint Bar, cioè colorazione delle barre. Benissimo. Andiamo a Indicator, scorro verso il basso nella lista delle colonne disponibili. A proposito, quelli che vedete sul lato sinistro sono tutti quelli che si possono inserire in Radar Screen. E parliamo di quelli che hanno il segno di spunta, di quelli che non lo hanno e di tutte le differenze. Benissimo. Ma qui, per il primo esempio, dunque, voglio evidenziare anche la descrizione. Faccio clic sul pulsante Add, cioè aggiungi, qui in mezzo. Notate come va a destra, dove sono le mie colonne selezionate, e faccio clic sul pulsante Move Up, cioè sposta su, per renderla la prima colonna nella lista di colonne del Radar Screen. Una volta che ho cliccato OK, notate come la colonna Description diventa disponibile e riesco a vedere le informazioni dettagliate sul simbolo che viene visualizzato. Facilissimo da fare. Ora, abbiamo creato qualche separazione tra i gruppi. Benissimo. Un altro fattore importante della creazione di questa separazione è che si possono ordinare e allo stesso tempo tenere insieme i gruppi. Se fate qualsiasi tipo di ordinamento e non disponete di queste separazioni, Radar Screen mischierà tutti i simboli. Ora, fare qualsiasi tipo di ordinamento è molto semplice. È sufficiente fare doppio clic sul titolo della colonna e sarà ordinata per quel valore. Quindi, se faccio doppio clic sul simbolo, i simboli saranno ordinati in ordine alfabetico. Ma notate come sono conservati all'interno dei propri gruppi. Non sono mischiati. Così, nonostante la E dell'euro dovrebbe precedere la Y di Yahoo, non sono mischiati. Sono tenuti insieme lasciando queste righe vuote. E lo stesso vale per qualsiasi altro valore. Se desiderate riordinarli per prezzo o per valore, fate doppio clic sull'ultima. Li dispone in ordine crescente, ma all'interno dei gruppi. Ok. Tra l'altro, se fate doppio clic una volta, li ordina in ordine crescente. Se fate doppio clic di nuovo, li ordina in ordine decrescente. Quindi, a seconda del modo in cui si desidera creare l'ordinamento, si potrà fare doppio clic sul titolo ancora una volta. Ora, creiamo alcune intestazioni, perché a colpo d'occhio, se li guardate quando li avete appena creati, naturalmente i gruppi sono facili da individuare e ricordare. Ma col passare del tempo potrete aprire questa area di lavoro e dire perché ho creato questo gruppo? Così con la creazione di un'intestazione descrittiva potrete sapere esattamente ciò che viene visualizzato. Per creare un'intestazione basta fare clic col tasto destro sul primo simbolo di un gruppo e andare a Insert Label Row, cioè inserisci etichetta di riga. Quando lo faccio, notate come spinge tutto verso il basso. Ho una riga blu che è etichettata Label Row e posso digitarvi tutto ciò che voglio. Forex, Symbols, Current, Watchlist, ad esempio. Quindi simboli Forex, Watchlist, corrente. Ora, può essere qualsiasi cosa volete, deve solo descrivere cosa avete sotto l'etichetta. E posso fare la stessa cosa per gli altri gruppi. Faccio clic col tasto destro sul primo simbolo di questo gruppo, vado a Insert Label Row, questi sono i miei future, ecco, e farò la stessa cosa per i titoli. Quindi faccio clic col tasto destro, Insert Label Row, e questi sono i miei titoli. Ok. Ho creato tre gruppi distinti, ho inserito un'etichetta. Vi aiuta a creare una sorta di organizzazione in modo che possiate tenere d'occhio ciò che ritenete importante. Potete continuare ad aggiungere simboli e creare gruppi come meglio credete. Radar Screen vi permette di farlo. In fondo al Radar Screen vedete una scheda che dice pagina 1. Ecco, quella pagina 1 può essere rinominata. Il modo più semplice per rinominare quella scheda è fare doppio clic sulla scheda. Quindi faccio doppio clic su pagina 1 e questa sarà la mia watchlist. Ora,
Mi può essere utile creare schede o pagine aggiuntive e Radar Screen vi permette di avere fino a 8 diverse schede nella parte inferiore. Questa è molto simile alla scheda delle aree di lavoro, ma è separata. Si tratta di schede che sono allineate nella parte inferiore del vostro Radar Screen, quindi se clicco col tasto destro sulla scheda che dice My Watch List, ottengo un menu di scelta rapida. E una delle opzioni qui dice Insert. Quando lo faccio, notate come apre automaticamente Page 2. Ora, vedo alcune domande sul modo in cui modificare la dimensione del carattere. Sì, Jeff. Dunque, è possibile modificare la dimensione del carattere molto facilmente. E l'ho fatto sul mio radar screen. Puoi vedere che il mio carattere è più grande e più grassettato, quindi è più facile da vedere. Credo in effetti che l'impostazione di default sia un po' piccola. Se volete un modo rapido per cambiare il tipo di carattere, ci sono pulsanti di dimensionamento dei caratteri sulla barra degli strumenti. Si chiamano decrease font size, cioè diminuisci grandezza carattere, e increase font size, cioè aumenta grandezza carattere. Quando clicco sui pulsanti per aumentare, ottengo un carattere più grande. E si può ridurre il tipo di carattere facendo clic sull'altro e anche aumentare il tipo di carattere. Se volete andare nella direzione opposta, potete fare clic col tasto destro sul radar screen e andare a Format Page, cioè formatta pagina. Si aprirà una scheda denominata Font, cioè carattere, che consente di modificare non solo le dimensioni, ma anche di cambiarne lo stile. Potete modificare il nome del carattere per i grid values, cioè per i valori di griglia, e per le intestazioni, perché sono separati. Così avete grid values, che è tutto ciò che si trova all'interno di una cella, e poi avete le intestazioni che si trovano su ciascuna delle colonne. Peter, sì, abbiamo illustrato l'ordinamento. Quando ordinate una delle colonne, tutti i gruppi saranno mantenuti insieme. Copiare una scheda, Michael, dunque, quando fai clic col tasto destro su una delle schede, non c'è nessun copia. Puoi rename, cioè rinominare, puoi fare move, cioè spostare, puoi insert, inserire o delete, cioè cancellare. Ma se vuoi la stessa lista di simboli, ti mostrerò un trucco. Notate che sto mettendo in evidenza tutti i simboli di questa pagina. Clicco col tasto destro, copia, poi torno alla mia pagina 2. Faccio clic col tasto destro e clicco su paste, cioè incolla. E incolla tutto quello che avevo nella mia prima scheda sulla seconda scheda, così potete farlo in questo modo se volete. Benissimo, ora andiamo avanti e cancelliamolo. Se volete rimuovere tutto ciò che avete incollato, copiate tutti i simboli e premete delete, cioè cancella, sulla tastiera. Noterete che tutto ciò che avevo appena incollato va via. Ho solo una riga, va bene, non ha importanza. Mentre inseriamo liste di simboli, queste aumenteranno e vi daranno la possibilità di aggiungere più liste di simboli. Quindi andiamo avanti e inseriamo più simboli qui. Invece di farlo uno alla volta, vado in alcune liste che sono già create in TradeStation. Quindi vado al menu Insert e invece di selezionare Symbol, perché potete selezionare Symbol, se cliccate Insert Symbol si apre questa finestra di dialogo. E questo equivale praticamente a digitare i simboli manualmente in Radar Screen, dove si digita MSFT per Microsoft, si preme invio o si fa clic su Add, che lo aggiunge qui in basso. Cisco invio, Yahoo invio. E poi si fa clic su Insert e inserisce quei simboli che si trovano all'interno di questa cella. Quindi ho un modo semplice di farlo, che è questo. Voglio evidenziare adesso i tre simboli e premere Delete nuovamente. Ora vado su Insert e questa volta clicco su Insert Symbol List, cioè inserisci lista di simboli. Insert Symbol List vi renderà il compito molto facile perché TradeStation fornisce una raccolta di liste di simboli che potete selezionare e inserire in Radar Screen. Apro le liste dei simboli di TradeStation e apro Index Components, cioè componenti dell'indice, e gli indici Dow Jones. Diciamo che voglio concentrarmi solo sul Dow Jones Industrial Average, il 30 Down. Benissimo. Allora, a questo punto clicco su OK e inserisce nel radar screen i 30 simboli che compongono il Dow Jones, con un altro paio di righe. Una di queste righe è un'etichetta con il titolo Dow Jones Industrial Average.
In parentesi dice 31, perché include il simbolo dell'indice stesso, ok? Quindi ecco dollaro INTU, che è il simbolo del Dow Jones. E poi avete i 30 simboli che compongono il Dow Jones Industrial Average. Questa determinata pagina non ha una colonna di descrizione, quindi l'aggiungo solo per ripetere la procedura e rispondere a questa domanda. Infatti adesso vado qui a Insert Indicator, la descrizione è evidenziata sul lato sinistro per colonne disponibili. A questo punto clicco su Add, poi la sposto in modo che sia accanto al simbolo e clicco su OK. Eccoci qua. Abbiamo una descrizione per ciascuno dei simboli. Ora, noterete che Radar Screen ha lo scorrimento automatico. Quando dico scorrimento, mi riferisco alla capacità di avere più colonne di simboli. Così avete questo spazio aperto sul lato destro. E a volte, se disponete di più spazio, Radar Screen farà scorrere automaticamente i simboli in una colonna separata qui a destra. Se non c'è abbastanza spazio, come qui, per visualizzare tutte le diverse colonne, non lo farà, semplicemente. A volte potreste decidere di eliminare una colonna. Diciamo che non volete vedere l'offerta in questo particolare Radar Screen. Per fare questo, clicco sull'intestazione, evidenzio tutta la colonna e premendo Delete sulla tastiera la colonna va via. Potete fare più colonne in una sola volta, quindi se clicco su Ask, tengo premuto con il mouse e lo trascino per evidenziare più colonne. Diciamo che ho voluto rimuovere Ask High e Low. Mentre le colonne vengono evidenziate, clicco Delete e le colonne scompaiono. Volevo farlo perché notate che non appena abbiamo avuto abbastanza spazio qui a destra, le colonne si sono replicate qui a destra e potete vedere i simboli 27-32 che sono alla fine dell'elenco dei simboli. Quindi questo è molto comodo, soprattutto se avete uno schermo grande. E Radar Screen dispone automaticamente più colonne una a fianco all'altra. Dunque, Michael, vedo il tuo commento sui monitor 4K per TradeStation. È interessante il fatto che avevo una domanda appunto su come funziona TradeStation sui monitor 4K. Devo dire che non ho una grande esperienza nell'utilizzo dei monitor 4K con TradeStation, quindi sono curioso di vedere qual è stata la vostra esperienza nell'utilizzare i monitor 4K in combinazione con TradeStation. Volevo solo fare questa domanda. Benissimo, quindi a questo punto, a pagina 1 e 2, spiego come inserire simboli e pagine. Ora, la mia pagina 2, posso fare doppio clic sull'intestazione o l'etichetta per page 2 e posso chiamarla DAO 30. In questo modo so che è il DAO 30 e la mia scheda rimane. Quindi il fatto che la mia watchlist non sia visibile sullo schermo non vuol dire che non è aggiornata. Ogni scheda che viene aperta e resa visibile si aggiorna in tempo reale, quindi la mia watchlist è nello sfondo e continua a far affluire i dati in tempo reale e ad eseguire i calcoli, se deve farlo. Dunque, ecco, per rispondere alla tua domanda, Jay, puoi caricare i simboli da Excel. È solo una questione di copia e incolla in realtà. Evidenzia i simboli in Excel, fai clic col tasto destro su Copy, vieni a TradeStation, fai clic col tasto destro su Paste, cioè incolla, ed è facilissimo da fare. In effetti ci sono altri modi in cui possiamo inserire i simboli o altri tipi di liste di simboli che possiamo aggiungere. Ad esempio, faccio doppio clic su una delle schede e vado su Insert. Ecco, ora ho una terza scheda e posso andare su Insert, fare Symbol List e qui ho altre liste di simboli. Ad esempio, se aprite TradeStation Symbol List, abbiamo dei gruppi industriali. Quindi, se siete interessati a seguire diversi settori, basta richiamare una di queste liste.
Lo stesso vale se siete interessati, ad esempio, a healthcare, cioè all'assistenza sanitaria. Basta aprire la categoria healthcare e potrete trovare qui 130 titoli nella categoria Equipment and Suppliers, cioè attrezzature e fornitori. Continuando, abbiamo in Health and Beauty Products, che significa prodotti di salute e bellezza, qui abbiamo 12 titoli. Se volete vedere la lista dei simboli inclusi in quella particolare lista, basta cliccare sul pulsante in basso che dice View Symbols, cioè visualizza simboli. Poi potrete vedere le aziende che fanno parte del cambiamento in quel gruppo. Quindi, mano a mano che aggiungete simboli a Radar Screen, potete creare questi diversi settori, perché quando inserite quei simboli avranno un'etichetta distinta che mantiene quei gruppi separati. Andiamo avanti e facciamo qualche altra cosa. Davide, ti spiego cosa fa la colonna con intervallo di 5 minuti in Radar Screen. Davide chiede: si può creare una lista basata su un portafoglio attuale? Sì, e colgo l'occasione per farlo. Dunque andiamo avanti e rimuovo questa pagina. Se si crea una pagina per errore, è possibile fare clic col tasto destro e premere Delete, così andrà via. Vado alla mia watch list e metto in evidenza tutti i simboli che sono qui. Notate che sto copiando anche le etichette. Vediamo come questo influisce sulla mia lista. Ma se clicco col tasto destro sull'area evidenziata, avete un'opzione in basso che dice Append Selected Symbols, cioè aggiungi simboli selezionati a una lista simbolo personalizzata. Ok? Quindi clicco qui, perché così potete creare la vostra lista di simboli. Se guardo in fondo dice Symbols to Append, cioè simboli da aggiungere, e potete vedere la lista dei simboli. Non ha copiato le etichette, quindi è abbastanza intelligente da riconoscere i simboli. Clicco sul pulsante Create List, cioè crea lista, qui a destra. Questa sarà una lista di simboli personalizzata. La chiamo Watch List e le assegno una data, così so che è quella che stavo osservando l'11 settembre del 2014. E clicco su OK. Ora, è parte della lista di simboli personalizzata. Clicco su OK, quindi ora ho appena creato questa linea di simboli, lista di simboli, scusate. Così, se volessi inserire un'altra scheda e magari in un secondo momento volessi vedere i simboli che stavo osservando l'11 settembre, mi basterà fare clic col tasto destro qui. In realtà potete farlo dal menu Insert e cliccare direttamente su Symbol List. A volte mi piace fare clic col tasto destro sotto la colonna dei simboli e poi andare a Insert Symbol List, cioè inserisci lista di simboli. Quindi è la stessa procedura. Perciò vado a Insert Symbol List e ora posso aprire le mie liste personalizzate di simboli. Ho quella che ho appena creato, ossia la watch list dell'11 settembre del 2014. Se volete visualizzare i simboli, cliccate qui. Questi sono esattamente gli stessi simboli che avevamo sulla prima scheda. E quando clicco su OK, li aggiunge alla mia watch list. Come vedete, non copia nessuna etichetta, copia solo i simboli e crea una sola etichetta che dice Watch List from September 11, cioè watch list a partire dall'11 settembre. Quindi, stavo solo dicendo che non esistono liste precostituite dei simboli, ma voi potete crearne di vostre, così. Allo stesso modo in cui ho inserito i simboli manualmente uno per uno, una volta che avete la vostra lista di simboli, potete creare questi elenchi come liste di simboli personalizzate. Se siete trader di contratti future, probabilmente avrete notato che c'è un'area di lavoro incorporata in TradeStation che è correlata ai future. Quindi, se clicco su Open Workspace, cioè apri area di lavoro, non sono nella directory predefinita, ma ritorno al mio disco C, programmi, TradeStation 9.5, My Work. Ecco, se siete in un'area di lavoro aperta e non avete modificato la directory predefinita, ci sarà un'area di lavoro dedicata ai future qui. In realtà ce ne sono due, ecco, Future 1 e Future 2. Quindi potete aprire quelle aree di lavoro solo per riferimento. Ci do un'occhiata per vedere se ci sono liste di simboli. Una di queste aree di lavoro dovrebbe essere un'area di lavoro per la creazione di grafici e l'altra dovrebbe essere una watch list.
questo che ho appena aperto, questo riguarda tutta l'analisi del grafico. Ecco un radar screen per i future. E qui abbiamo una lista di future. Abbiamo future su indici, abbiamo obbligazioni, valute, energia, euro, cereali, indici, bestiame. Benissimo, quindi quello che vi suggerisco è di aprire quest'area di lavoro che ha gruppi di future e poi creare la lista di simboli a partire da questi. Quindi, se volete creare un elenco di valute, ad esempio, ho appena evidenziato il gruppo di valute, ecco, clicco col tasto destro, scorro un po' verso l'alto in modo da poter visualizzare il menu, evidenzio la lista delle valute, clicco col tasto destro del mouse, clicco su Append Selected Symbols to Custom Symbol List, cioè aggiungi i simboli selezionati alla lista personalizzata, dico Crea lista, lista personalizzata dei simboli, e questo è Future su valuta, e clicco su OK. Notate che viene salvata automaticamente. Quindi li prendo da un'area di lavoro separata, ora chiudo quest'area di lavoro, ecco, e chiudo anche l'altra. Ritorno alla mia area di lavoro originale. Se voglio sbarazzarmi di questo, premo Highlight and Delete, cioè evidenzia e cancella. E quindi faccio clic col tasto destro su Insert Symbol List, Custom Symbol List, e carico i miei future su valuta automaticamente sul mio schermo. Benissimo, va bene. Ora parliamo di colonne, perché abbiamo discusso della rimozione delle colonne. Ora potete anche riorganizzare le colonne. Ad esempio, se volete che la colonna dei volumi sia in una posizione diversa, notate che è possibile cliccare sull'intestazione per evidenziare la colonna. Poi potete fare clic sull'intestazione, tenere premuto e spostarla in un altro posto. Quindi, se voglio metterla accanto alla variazione netta percentuale, vedo la freccina rossa che mi fa sapere dove sarà inserita. Rilascio il pulsante del mouse e la colonna così viene spostata. Naturalmente, potete fare clic col tasto destro e selezionare Format All Analysis Techniques, cioè formatta tutte le tecniche di analisi. Quando andate a Format All Analysis Techniques, vi porta alla stessa finestra di dialogo in cui inserite le tecniche di analisi. Sulla destra ci sono tutti quelli che vengono selezionati. E avete i pulsanti Move Down e Move Up, che significa relativamente sposta in basso e sposta in alto, che potete cliccare per spostare le colonne. Trovo molto più facile cliccare sulla colonna e trascinarla, sinceramente, ma se volete vedere dove si trovano i comandi per farlo, sono proprio qui. Selezionate Format Analysis Techniques e potrete spostare le colonne su e giù. Parliamo adesso di Interval Column, cioè la colonna degli intervalli. Qualcuno ha chiesto informazioni sulla Interval Column. Se state usando Quotes, non avete questa colonna dell'intervallo. In questo particolare esempio, la colonna dell'intervallo mostra 5 minuti. L'intervallo di 5 minuti viene utilizzato solo dall'analisi tecnica. Per impostazione predefinita, le colonne che vedete qui nel mio radar screen sono tutte quotazioni. Vengono fatte funzionare direttamente dal server. Non ci sono calcoli in corso, perché il server lo fa in modo automatico, come la variazione percentuale, i volumi, l'offerta e la domanda. Ottenete una quotazione in tempo reale di quei volumi. In questo caso, l'intervallo di 5 minuti viene utilizzato per l'analisi tecnica, come le medie mobili, il MACD, le Bollinger Bands. Benissimo. Allora, in realtà, se vado alla finestra di dialogo Insert Indicator, vedrete tutte le diverse colonne che sono disponibili per essere inserite nel vostro radar screen, ma alcune di esse avranno un segno di spunta nella colonna History, cioè cronologia. Ogni colonna o qualsiasi tecnica di analisi che ha un segno di spunta nella cronologia ce l'ha perché quella tecnica di analisi o quell'indicatore richiede dati storici per il calcolo e il radar screen vi permette di scaricare i dati storici per fare quei calcoli. Quotes non lo fa. In realtà, se disponete di Quotes, quando osservate la parte superiore della finestra dove dice Select Analysis Type, questa apparirà in grigio. Non potete selezionare Indicators, Show Me o Paint Bars, perché quelle sono tutte tecniche di analisi che richiedono dati storici. Vi mostro un esempio. Vado qui e inserisco qualcosa di molto semplice, media mobile su una sola riga. E l'aggiungo al mio radar screen, posso cambiarne la posizione, mi sposto verso il basso, fino in fondo e clicco su OK. Ora, date un'occhiata ai valori qui. Sta calcolando la media mobile su una riga in base a un grafico di 5 minuti.
e lo fa automaticamente per voi per tutti i simboli elencati sul radar screen. Se cambio l'intervallo dei dati, naturalmente la media mobile cambierà, perché questa è una media mobile basata su un intervallo di 5 minuti, e il calcolo sarà diverso utilizzando dati diversi. Come si fa a cambiare l'intervallo? Ora, questo è qualcosa in cui la logica non è di aiuto, perché si potrebbe pensare che per cambiare l'intervallo basta formattare la colonna degli intervalli, ma non è così. Per modificare l'intervallo dovete formattare il simbolo. Se volete formattare tutti i simboli in una volta, posso evidenziare tutti i simboli, cliccare col tasto destro e potete dire Format All Symbols o Format Selected Symbols, cioè formatta tutti i simboli o formatta i simboli selezionati. Se non evidenzio tutti i simboli e clicco col tasto destro sul primo in assoluto, ho diverse opzioni di formattazione. Abbiamo Format-AD, che è il simbolo sul quale ho cliccato col tasto destro, ma ottenete anche Format All Symbols, cioè formatta tutti i simboli. Quando eseguite questa operazione, avete questa piccola finestra che vi permette di modificare l'intervallo di dati e di dire dammi tutti i giorni. A questo punto clicco su OK. Date un'occhiata alla colonna degli intervalli. Ha cambiato in giornaliero. La media mobile su una riga ha ricalcolato automaticamente ed ora vi sta mostrando un valore su un intervallo giornaliero. Adesso vi mostro qualcosa. Dunque, cancello questa scheda e cancello il DAO 30. Aggiungo un'altra scheda e inserisco una lista più lunga. Vado a Symbol List Selection, cioè selezione lista dei simboli, apro le liste dei simboli di TradeStation, vado ai componenti dell'indice e questa volta faccio una scansione sul Nasdaq 100 Index, i 100 titoli che compongono il Nasdaq 100. Ok, clicco su OK e noto che il mio radar screen viene caricato automaticamente con tutti quei simboli. Ci sono alcuni simboli che vorrei osservare, alcune colonne, e voglio dare un'occhiata al canale dei prezzi e cerco anche di avere una colonna per la descrizione, in modo da poter vedere qual è la società. Quindi proseguo e aggiungo quelle colonne. Clicco su Insert Analysis Technique, cioè inserisci tecnica di analisi, e notate quello che ho appena fatto. Ho cliccato col tasto destro su un punto qualsiasi del radar screen e ho la possibilità di inserire la tecnica di analisi. Essa vi porterà alla stessa finestra di dialogo. Innanzitutto evidenzio Description, poi scorro verso il basso, tengo premuto il tasto Ctrl, quindi seleziono Price Channel. Questo vi permette di fare la selezione multipla, così non dovrete inserire le colonne una per una. Potete evidenziare tutte le colonne che vi occorrono tenendo premuto il tasto Ctrl e facendo clic su Add, cioè Aggiungi. Così ho Description e Price Channel. Description è evidenziata. Clicco su Move Up, sposta in alto, per metterla accanto al simbolo, e Price Channel lo sposto verso il basso così si trova completamente in fondo. Da qui posso fare clic su Bid e rimuoverlo. A questo punto rimuovo Ask High e Low, giusto per semplificare la panoramica dello schermo, e clicco su OK. Così ho la colonna Description, la colonna Interval e Price Channel. Vi mostro come appare il Price Channel in un grafico. Lascio il radar screen qui, ma lo ridimensiono in modo da avere questo spazio a destra per creare un grafico. Quindi vado alla mia Trading Apps e clicco su Chart Analysis. Ridimensiono il grafico in modo che possa adattarsi a quello spazio a destra e in questo grafico inserisco lo stesso indicatore che ho messo sul radar screen. Quindi faccio clic col tasto destro sul mio grafico, vado a Insert Analysis Technique e cerco il Price Channel. Ecco fatto. No, non voglio formattarlo, voglio solo vederlo sul grafico. Eccolo. Modifico lo spessore di quelle linee perché sono molto sottili e a me piacciono più spesse. Quindi faccio un doppio clic sulla linea, vado su Style e rendo le due linee più spesse. E per non doverle cambiare di nuovo, clicco su Default e cambio il valore predefinito per questo indicatore. Così, se lo userò di nuovo, saranno direttamente più spesse. Il mio grafico ha un intervallo giornaliero,
potete vederlo qui a destra. Quindi se voglio il calcolo del price channel, che il calcolo del price channel corrisponda al radar screen, devo cambiare l'intervallo del mio radar screen. Come faccio a cambiare l'intervallo del radar screen? Beh, evidenzio i simboli. In realtà abbiamo imparato che non dobbiamo mettere in evidenza i simboli, ma devo fare clic col tasto destro, formattare tutti i simboli e quindi selezionare l'intervallo. Voglio mostrarvi un modo più veloce per farlo. Ovviamente abbiamo barre degli strumenti e scorciatoie ovunque. Evidenzio tutti i simboli. C'è un pulsante interval sulla mia barra degli strumenti che, quando lo clicco, mi dà diverse opzioni. E posso fare clic o selezionare il giornaliero da qui. Ecco, avete visto che l'intervallo ora mostra il giornaliero e che il mio canale del prezzo ha eseguito il ricalcolo? Bene. Ora, abbiamo citato il collegamento delle finestre la prima lezione che abbiamo fatto, perciò vado avanti e collego le due finestre in modo che, se clicco su un simbolo in radar screen, il mio grafico si aggiorni automaticamente. I pulsanti sono qui e clicco sulla lettera S per symbol e sulla S per symbol sul mio grafico e vediamo se i miei valori corrispondono. Faccio clic su Equinix, i miei aggiornamenti del grafico, e ho un 224,48 per la mia banda blu. E qui in radar screen vedo 224,48 per la mia banda superiore. Se guardo la mia banda rossa è 211,62 e nel mio radar screen è 211,62. La cosa bella, o chiamiamola potente, perché è uno strumento potente, la potenza di radar screen è che posso applicare lo stesso indicatore che ho a destra in un solo grafico a 100 simboli contemporaneamente. Quindi immaginate il radar screen come un modo per creare grafici, ma in un formato foglio di calcolo, dove potete avere centinaia di simboli che calcolano la vostra analisi tecnica in tempo reale. È un ottimo strumento. Potete creare qualsiasi intervallo vogliate in una determinata schermata. Dunque, David, non esiste annulla in TradeStation, quindi se aggiungi simboli che non volevi aggiungere o cancelli simboli che non volevi cancellare, l'unica cosa che puoi fare probabilmente è eseguire una chiusura forzata di tutto, non salvare i cambiamenti e riaprire. Ritornerà all'ultimo salvataggio del lavoro, ma in questo programma non è previsto l'annullamento. E Peter? Sì, anche il pulsante I può essere collegato. Quindi, se hai intervalli multipli o diversi, anche questi cambiano. Capito? Dunque, ti faccio vedere. Faccio clic sulla I qui e sulla I qui. Diciamo che ho un gruppo di simboli qui che sono a intervalli diversi. E possiamo farlo in modo molto semplice, te lo faccio vedere. Se evidenzio gruppi di simboli, quelli che vengono evidenziati, e vado al mio interval e seleziono 5 minuti, ecco, benissimo. Notate come il gruppo in cima è di 5 minuti, poi arriva il giornaliero. E io posso andare qui a questo gruppo di fondo e dire voglio fare per questi simboli in fondo 60 minuti. Ok? Così state mescolando intervalli di dati diversi da un grafico all'altro. Ok? Con l'attivazione del link interval inviate le informazioni anche al grafico. Quindi diciamo che sto guardando questo di Apple di 5 minuti. Clicco e noto come il grafico cambia in Apple da 5 minuti. Ma se poi lo volete cambiare in Comcast, che è qua giù su 60 minuti, cliccate sul simbolo e ora diventa Comcast su 60 minuti. Quindi il collegamento dell'intervallo è anche molto conveniente e vi permette di seguire diversi intervalli. Vado avanti e cambio tutti i simboli di nuovo sul giornaliero. Perfetto.
Alexander ha chiesto di fare intervalli personalizzati, dunque sono semplici da fare. Allora, dalla colonna Symbol posso fare clic col tasto destro e andare a Format All Symbols e dico che voglio fare un intervallo di 39 minuti. Clicco su OK, il radar screen esegue il calcolo su un intervallo di dati personalizzato. Ma bisogna formattare i simboli facendo clic col tasto destro e andare su Format All Symbols. Il menu a discesa nella barra degli strumenti non ti dà gli intervalli di dati personalizzati, ma puoi fare di loro quello che vuoi formattando il simbolo. David, sì. La colonna Interval influisce solo sugli indicatori che hanno il controllo dello storico? Sì. Ogni colonna che vedi ha le lettere, che ha le lettere blu, infatti sono facilmente identificabili dal colore. Ogni colonna che si vede appunto con la scritta blu significa che utilizza l'intervallo di radar screen. Utilizza barre giornaliere per calcolare il valore. Bradford, bella domanda. Cosa mi dice il Price Channel? Il Price Channel, come dice il nome, crea una specie di canale e si vede il prezzo andare all'interno di quel canale. In alcuni settori le barre penetreranno la banda superiore o la banda inferiore. Come vengono calcolate le righe? Con un calcolo molto semplice. La riga blu rappresenta il prezzo massimo più elevato delle ultime 20 barre. E vedete quel valore tracciato qui. E la linea rossa è il prezzo minimo più basso delle ultime 20 barre. E potete vedere il valore lì. L'idea del canale del prezzo è che la barra corrente attraversi penetri la linea blu o la linea rossa, perché questo potrebbe essere un indizio del movimento dei prezzi e voi volete essere coinvolti nel movimento, no? Dunque, questo è un concetto molto semplice. Solo prezzo massimo più elevato e prezzo minimo più basso. Grazie Christine per aver aggiunto altre informazioni sul confronto con la Bollinger Band, perché sì, è qualcosa di simile. Benissimo. Andiamo avanti. E ora, Jerome, la tua domanda è molto interessante. Si può impostare un gruppo di simboli e visualizzarli assieme su diversi intervalli temporali? La risposta è sì. Potrebbe essere necessario modificarli qua e là, ma io credo che sia un ottimo modo per cercare la conferma tra diversi intervalli temporali. Lo faccio un attimo, perché penso che questo vi piacerà. Vado qui a una nuova area di lavoro, vado a Trading Apps e Trader Screen, inserisco una lista di simboli e utilizzo una breve lista di simboli che posso gestire più facilmente. 30 simboli. Questi sono i 30 simboli che compongono il Dow Jones Industrial. Voglio vedere il carattere un po' più piccolo, però perché voglio essere in grado di tracciare i simboli in una colonna. Anzi, invece di fare questo, perché potrebbe essere fastidioso per i vostri occhi, riduco le dimensioni di questa lista eliminando gli ultimi 20. Quindi ho appena cancellato gli ultimi 20 e ho 10 simboli. Bene, notate che cosa faccio. Copio i simboli, faccio clic col tasto destro, copio e poi incollo di nuovo nello stesso radar screen. Pulsante destro del mouse, incolla. Seleziono gli stessi simboli che ho appena incollato e formattato e cambio l'intervallo a 30 minuti. Faccio clic col tasto destro qui sulla riga vuota, faccio clic col tasto destro e quindi incollo di nuovo. Poi evidenzio i simboli e li trasformo in 60 minuti. Ecco, notate che cosa faccio. Rimuovo alcune delle colonne qui in modo che il mio radar screen scorra automaticamente. Quindi lo ridimensiono in modo da avere abbastanza spazio per visualizzare le colonne una di fianco all'altra. Questa cosa richiederà un po' di pazienza e comprensione di come funziona il radar screen, ma ecco qui. Ora, ho appena ridimensionato il mio radar screen e ho American Express qui da 5 minuti, American Express da 30 minuti e American Express da 60 minuti. Quindi potete fare in modo che la vostra analisi tecnica segua lo schermo attraverso intervalli di tempo molteplici e diversi. Ora, ritorno al radar screen che stavo guardando prima, perché stavamo dando un'occhiata a questa particolare tecnica di analisi che è un canale di prezzo. Ora, in linea teorica voglio guardare le azioni che penetrano nella banda, che attraversano in questo momento preciso una barra giornaliera.
ci sono simboli tra i 100 inseriti qui che stanno attraversando in questo momento? Per questo dobbiamo attivare un alert. Abbiamo parlato di creazione di grafici e avevamo detto che per ogni indicatore utilizzato nei grafici è necessario attivare l'alert. In caso contrario non sarà possibile essere allertati. Quindi faccio clic col tasto destro sull'intestazione della colonna del Price Channel e seleziono Format Price Channel for All Symbols, cioè formatta il canale del prezzo per tutti i simboli. La prima opzione in assoluto. Benissimo. Questa finestra di dialogo sembra esattamente quella che avevate visto nella creazione dei grafici, ma qui clicco su Alerts e attivo l'alert. Imposto il mio alert in modalità continua, ma per questo ora da screen seleziono l'opzione Do not give me any message center notifications, cioè non inviarmi notifiche del centro messaggi, e ciò vuol dire che non voglio alcun suono, ok? E non voglio nemmeno finestre pop-up. Perché? Perché sto attivando l'alert per tutti i 100 simboli in questo radar screen. Riuscite a immaginare cosa accadrebbe se tutti i simboli d'un tratto generassero un alert? Si attiverebbero 100 messaggi pop-up e 100 sirene. Quindi questa opzione che dice none, cioè nessuno, disattiva tutte queste notifiche e permette di vedere gli allarmi in modo diverso, con un indicatore. Quindi seleziono none, faccio clic su ok e quindi faccio clic su qualsiasi altra cella in modo da rimuovere la parte evidenziata. E noterete che ogni cella sulla destra ha un triangolo blu e ciò significa che l'alert è attivo. Alcuni dei simboli avranno un indicatore giallo e l'indicatore giallo rappresenta quei simboli che innescano un alert in tempo reale. Ok. Se scorro verso il basso, vedo diversi simboli con indicatore giallo. Faccio clic sul primo che ha un indicatore giallo, è ACAM, A-K-A-M. Quindi, quando vi clicco, date un'occhiata a ciò che accade sulla barra corrente. La barra corrente è penetrata nella banda superiore, sta rompendo la banda blu. Ora, diamo un'occhiata a un altro simbolo. Citrix Systems. Clicco sul simbolo e, ancora una volta, la barra corrente rompe la banda superiore. Quindi, se siete alla ricerca di una condizione o un criterio specifico da rispettare, il modo migliore per permettere a Radar Screen di tenerne traccia è di inserire i vostri simboli, la vostra analisi tecnica, e quindi attivare il vostro alert in modo tale che Radar Screen cerchi i simboli che attivano quell'alert. Ora, non serve scorrere su e giù per cercare i simboli. Vi mostro come è possibile attivare la funzionalità di ordinamento che raggrupperà in cima tutti quelli che fanno scattare l'alert. Quando fate clic col tasto destro sul radar screen e andate su Format Page, c'è una scheda chiamata Sort, cioè Ordina. Questa fa l'ordinamento automatico e questa è una grande funzionalità, perché vi risparmia il dover scorrere su e giù alla ricerca di quelli che stanno innescando gli alerts. Posso eseguire l'ordinamento con 4 chiavi diverse, ma per questo esempio voglio utilizzarne solo una. Quindi faccio clic sul menu a discesa e questo menu a discesa vi darà tutte le diverse colonne che fanno già parte del vostro radar screen e da questa lista seleziono l'alert del Price Channel. Dovete assicurarvi che la parola alert sia in parentesi se volete ordinarli in base all'attivazione dell'alert, altrimenti ve li ordinerà solo in base al loro valore. Notate che avete la banda superiore del canale dei prezzi e la banda inferiore del canale dei prezzi? Questa ordinerà solo il valore di quella banda superiore, ma se volete sapere quali fanno scattare l'alert, selezionate l'opzione che ha alert tra parentesi. La freccia vi dirà in che modo essi saranno ordinati. Saranno ordinati verso l'alto. E qui a destra attivo Automatic Sorting Options, cioè opzioni di ordinamento automatico. Poi Keep the data sorted every 30 seconds, che significa tieni i dati ordinati ogni 30 secondi. Quando clicco su OK, noterete che tutti i simboli che hanno un indicatore di colore giallo, cioè che hanno un alert in tempo reale,
sono ordinati fino alla cima. Western Digital è uno di quei simboli, WDC. Se clicco sul simbolo, notate che per molti giorni Western Digital è stata scambiata all'interno del canale, ma sulla barra di oggi ha rotto il canale rosso, quindi è scambiata a un prezzo inferiore, al prezzo più basso, in realtà, degli ultimi 20 giorni. È un concetto interessante, e ora si può probabilmente intervenire sul simbolo o fare ulteriori analisi a causa di questa rottura. Alexander, dunque, mettiamola in questo modo. Mi riferisco alla domanda di Alexander di avere lo stesso simbolo in fila su diversi intervalli. Per rispondere alla tua domanda, è possibile. Dovresti usare qualcosa di un po' più avanzato. Infatti, l'indicatore dovrebbe essere programmato in Easy Language in modo da utilizzare altri intervalli, invece di limitarsi all'intervallo qui. Ma è possibile. Ma adesso non abbiamo la funzionalità per farvi avere intervalli di dati multipli in un unico flusso. Però quello che potete fare è inserire lo stesso indicatore più volte. Ad esempio, vado su Insert, Indicator, e diciamo che voglio vedere... Ecco, dovrebbe essere un indicatore che utilizza i dati storici. ADX è uno di quelli. Benissimo. ADX è una misura di volatilità e posso aggiungerla sul mio schermo. Ecco, notate che se l'aggiungo, essa calcola, talvolta questi indicatori sono realizzati per la creazione dei grafici. Ecco, ADX ha due colonne separate. Ha il valore ADX e ha il trig level. Ma notate come il trig level è lo stesso per ogni singolo simbolo, perché è solo una soglia. Se c'è una parte dell'indicatore che non volete vedere perché volete massimizzare l'utilizzo dello spazio, basta cliccare col tasto destro sulla sottocolonna e si ha la possibilità di nascondere particolari diagrammi. In questo caso voglio nascondere il trig level e voglio vedere solo l'ADX. Questo ADX, se l'ho formato per tutti i simboli, utilizza una lunghezza pari a 14. Se volete raddoppiarlo utilizzando 28 giorni, posso fare clic col tasto destro sul mio radar screen, fare Insert Analysis Techniques e Insert di nuovo. Così ora ho un altro ADX qui. A questo punto rimuovo di nuovo il trig level, quindi notate come dice ADX 2. E posso formattare questo ADX e dire... Invece di essere 14, voglio che questo ADX faccia 28, la quantità doppia. Ecco, e vedete che viene ricalcolato? Benissimo, quindi potete inserire lo stesso indicatore più volte e modificare i parametri per modificare i calcoli. Peter, la domanda sull'eliminazione e il ripristino dello stato di alert. Dunque, se torno al mio indicatore... Tutti questi fanno scattare l'alert in tempo reale. Ecco perché ne ho uno giallo. Talvolta, se l'alert non è più valido o non è in tempo reale, il colore del segnale diventerà magenta. E magenta significa che l'alert è già scattato dopo l'evento. Questo accade spesso quando l'intervallo è cambiato in qualcosa di infragiornaliero. Potreste avere una pausa su un grafico da 5 minuti, ma la barra successiva non interromperà più. Cambio i simboli a 5 minuti e vedo se possiamo ottenere... Ecco, eccoci qui. Vedete com'è diventato viola? Vi dice che la cella aveva un alert a un certo punto, ma ora non è più in tempo reale. Così, ora solo questo simbolo ha un segnale giallo. Infatti, non è stato ancora ordinato. Abbiamo specificato di ordinare il radar screen ogni 30 secondi. Quindi, fra 30 secondi dovremmo vedere un altro ordinamento e questo simbolo dovrebbe spostarsi verso l'alto. Ecco fatto. È stato spinto verso l'alto e gli altri sono stati organizzati e ordinati di conseguenza. Se desiderate ripristinare gli alert, il modo migliore per farlo... Dunque, allora, potete farlo individualmente. Analogamente, se evidenzio quella cella, c'è un campanellino sulla barra degli strumenti che dice Clear Triggered Alerts, cioè elimina gli allarmi scattati. Se vi clicco, cancella l'alert da quella cella.
Notate come il viola non c'è più e gli altri restano. Se volete cancellare gli allarmi su tutto Radar Screen, cliccate qui sull'angolo per evidenziare tutte le celle di Radar Screen e quindi scegliete il campanellino per reimpostare o cancellare tutti gli alert innescati sugli eventi passati. Guillermo, domanda fantastica. La sua domanda è possibile impostare alert singolarmente? Abbiamo osservato il price channel, che fa scattare l'alert quando il prezzo rompe la banda superiore, ma fa scattare l'alert anche quando rompe la banda inferiore. Ecco, possiamo separarli? La risposta è sì, ma dovreste farlo in Easy Language. Vedete, quello che controlla l'alert è Easy Language, infatti faccio clic col tasto destro su una delle bande del mio price channel e vedo che c'è l'opzione Edit the Easy Language for the Price Channel, cioè modifica Easy Language per il price channel, e lo apro. Questo è il codice per il price channel. È un po' lungo, ma scorro verso il basso dove si trovano gli alert criteria, cioè i criteri di alert. L'alert condition, cioè la condizione di alert, è che il prezzo minimo passi sotto la banda inferiore. Questa è un'interruzione, ma copre anche l'altro lato, se il prezzo massimo attraversa la banda superiore. Quindi si tratta solo di creare una copia di questo indicatore, separare i criteri di alert e salvarli in un file diverso. È possibile. Si tratta di una soluzione semplice. Se seguirete l'introduzione a Easy Language, imparerete a fare piccole modifiche come questa sui vostri indicatori, in caso voleste un indicatore per gli sblocchi superiori e un altro indicatore per gli sblocchi inferiori. Ora, parliamo un po' di template, perché renderanno l'uso di Radar Screen molto più facile. Ci sono due cose che potete salvare su Radar Screen. In primo luogo, se fate clic col tasto destro in qualsiasi punto di Radar Screen, avete il template. E il template salverà lo stile di Radar Screen. Eventuali cambiamenti di colore e di carattere verranno salvati in un template. Quindi, se volete salvare lo stile con un nuovo nome, vi basta fare clic su Save Template, Salva Modello. Notate che posso applicare diversi template, ok? In TradeStation c'è il nero classico, che è il colore di default, ma disponete anche del bianco classico, del nero contemporaneo, il blu, il verde e il khaki. Quindi, se vi piace uno di questi template, è sufficiente selezionarlo, fare clic su OK e esso viene applicato automaticamente al vostro Radar Screen. Esco da qui e faccio clic col tasto destro. Vado su un template. Se ne salvate uno nuovo, potete salvarlo qui. Salvare le modifiche apportate ai caratteri e ai colori e poi impostarli come predefiniti in fondo. Così ogni volta che aprite il Radar Screen ha gli stessi colori e lo stesso stile che volevate. Se non salvate un template e non lo impostate come predefinito, ogni volta che create un nuovo Radar Screen dovrete prendervi il disturbo di cambiare i colori e gli stili. E questo è qualcosa che volete evitare, immagino. Quindi, se volete cambiare il colore, e vi ringrazio per aver fatto questa domanda, basta fare clic con il destro in qualsiasi punto del Radar Screen e andare su Format Page, cioè formatta pagina. Qui avete una scheda Font, cioè carattere, e una scheda Color, cioè colore. La scheda del colore presenta molte opzioni, perché separa i colori per ogni elemento del Radar Screen. Uno di questi elementi sta per essere... ecco, non c'è lo sfondo intero, bisognerebbe farlo per colonna. Facciamo qualcosa qui. Allora, diciamo che vogliamo cambiare i displayed values, cioè i valori visualizzati. Lo sfondo è nero, facciamo diventare lo sfondo bianco e il primo piano nero. Ok, quando clicchiamo OK, vediamo che cambia tutto. Ora, una volta passato a bianco, noto come alcuni dei colori non sono più belli da vedere. Per esempio, il giallo sul bianco, che è orribile, si fa fatica a vederlo, ma potete modificare i colori di tutto, che è quello che sto cercando di fare. Ecco, se faccio doppio clic col tasto destro e vado a Format Page, notate come la colonna Symbol è separata. Ed è per questo che il colore nella colonna Symbol non è cambiato, perché si può avere un colore diverso per questa colonna. Vado avanti e lo cambio. Se voglio tornare indietro, mi basta fare clic col tasto destro e selezionare il nero classico. Potete vedere come ritorna a come era prima. Quindi,
Ci vuole un po' di tempo per creare il radar screen e impostarlo con i colori che volete, ma non c'è alcuna funzionalità, Alexander, per regolare automaticamente il contrasto di colore. Quindi, se fate diventare lo sfondo bianco, alcune delle cose qui dovrete andarle a cambiare individualmente. Andiamo avanti e parliamo un po' delle colonne che si trovano qui, perché a volte si inseriscono le colonne e si vuole, ogni volta che apriamo Radar Screen, avere lo stesso gruppo di colonne. Ecco, notate che ho la DX due volte nel mio Radar Screen. Abbiamo una serie di colonne già selezionate e abbiamo organizzato tutto come volevamo. Se torniamo su Trading Apps e clicchiamo su Radar Screen ancora una volta, la nuova finestra Radar Screen non ha lo stesso layout di colonne che ho selezionato. Ecco, questo è un altro tipo di gruppo che dovete salvare. Quindi chiudo questo Radar Screen e per salvare il layout delle colonne dovete fare clic col tasto destro in qualsiasi punto del Radar Screen e selezionare Save Analysis Group, cioè salva il gruppo di analisi. Allora, tutte le colonne sono considerate tecniche di analisi, così quando andate su Save Analysis Group potete dare un nome al gruppo. In questo caso posso chiamarlo My Group, cioè il mio gruppo. E giusto per capire e sapere che cosa include, ADX e Price Channel. Ecco, questo è il nome del mio gruppo. Se lo salvate, poi dovete assicurarvi di mettere un segno di spunta qui dove dice Automatically Insert a New Radar Screen or Quotes Windows, cioè inserire automaticamente un nuovo radar screen o finestre quotazioni e clicco su OK. Questo viene salvato automaticamente in modo che quando vado su Trading Apps e clicco su TradeStation ancora una volta esce un radar screen vuoto ma con tutte le colonne che ho selezionato come mie preferite. Chiudo questo e faccio clic su OK. Benissimo, ricordatelo. I colori e lo stile vengono salvati come template. Le colonne sono salvate come un gruppo di analisi. Vengo qui e vado su Manage Analysis Groups, cioè gestisci gruppi di analisi, e c'è una gamma di gruppi di analisi che potete selezionare e vedere come vengono create. Trovo che queste siano molto interessanti, quindi se siete interessati ai dati finanziari di tutte queste società, potete selezionare quel gruppo e cliccare su OK. In realtà non ha funzionato, dunque faccio clic di nuovo col tasto destro. Ah, giusto, non è Manage, in realtà è Insert Analysis Group, scusate, inserisci gruppo di analisi. Quindi vado a Insert Analysis Group, seleziono qualcosa come Financials, cioè dati finanziari, e potete attivare Replace Existing Analysis Techniques, cioè sostituisci tecniche di analisi esistenti, o Add, cioè aggiungi alle stesse. A volte la sostituzione va bene perché potete passare da una all'altra. Se clicco OK, questo sovrascriverà il vostro attuale layout di tecniche di analisi. Se dico sì, notate come tutte le colonne cambiano. Ora, ho informazioni sui loro dati finanziari. Stato patrimoniale, flusso di cassa e conto economico. Benissimo, potete anche selezionare Analysis Groups, cioè gruppi di analisi, da questo menu a discesa in alto. Ecco, quello che ho salvato è elencato come My Group, ADX e Price Channel. Quando vi clicco, vi dirà ancora una volta che sovrascriverà. Seleziono Don't display this message again, cioè non visualizzare più questo messaggio. Clicco su Sì e mi dà tutte quelle colonne. Perciò, se avete diversi layout, è sempre bene salvarli come gruppi, così potete fare clic su questo menu a discesa e poi vedere diversi gruppi di analisi. Si tratta di un gruppo tecnico, ADX, Bollinger Bands, MACD, punti di forza relativi contro lo S&P 500, i dividendi, se volete visualizzare i dividendi per le azioni e molte buone informazioni. Va bene, ora ritorno a quello che ho creato, il mio gruppo. E
Ecco, fantastico. C'è una caratteristica qui chiamata aggiornamenti via email. Quando fate clic col tasto destro sul radar screen, andate a Format Page. C'è una scheda chiamata Messaging, cioè messaggistica, che è una funzione interessante. A volte, se dovete allontanarvi dal computer e avete una commissione da sbrigare, ad esempio, ma volete ancora ottenere aggiornamenti periodici su ciò che i vostri simboli fanno, potete andare alla scheda Messaging e Enable Periodic Email Update, cioè abilita aggiornamento periodico per email. Specificate ogni quanti minuti volete ricevere questa mail e selezionate le informazioni che volete ricevere. Quindi, se voglio tenere traccia dei valori ADX, l'ultimo prezzo negoziato, e voglio anche tenere traccia dei volumi, posso dire send for all symbols, cioè invia per tutti i simboli, o only send for the first 10 symbols listed, cioè invia solo per i primi 10 simboli elencati. Posso configurare la posta elettronica, poi dovreste mettere tutte le informazioni relative al vostro indirizzo di posta elettronica qui, in modo che ThreadStation ogni 20 minuti possa inviarvi una email con gli aggiornamenti riguardanti l'attività dei simboli, quelli che avete sul radar screen. E sì, Alexander, ThreadStation deve essere attiva per ricevere la posta elettronica, deve far fluire i dati in tempo reale per creare l'email e ottenere le quotazioni in tempo reale da inserirvi. Dunque, David, quella funzionalità non è disponibile. David vuole essere avvisato ogni volta che c'è un report finanziario in arrivo per una società, come quando sono in arrivo, ad esempio, gli utili per azione. Queste informazioni non sono ancora disponibili all'interno di ThreadStation. Ci sono molti siti web e altri servizi là fuori che forniscono tali informazioni, ma stiamo lavorando per avere a disposizione in ThreadStation tutto ciò che è in arrivo per le azioni, ma non adesso. Bene, ora rispondiamo ad alcune domande. Avete domande sulla funzionalità? Qualche indicatore che vorreste vedere? So che qualcuno voleva vedere la Ichimoku Cloud. Penso che sia comparso molte volte durante le conversazioni. Se inserisco l'Ichimoku Cloud in questo elenco di simboli, vado a Insert Analysis Technique e posso inserire l'Ichimoku Cloud come parte del mio radar screen. Ed eccola qui. L'Ichimoku Cloud crea diverse colonne. Così abbiamo la Tenkan, il Kinjun. Questi sono diversi diagrammi dell'Ichimoku Cloud. E vi dà anche la direzione della tendenza, il prezzo, la posizione, se è nella cloud, se è al di sotto o al di sopra della cloud, e vi dà l'orientamento, che sia neutro o qualsiasi altro orientamento. Questo è un indicatore molto interessante, ma ora non ho proprio il tempo in questo corso di entrare nei dettagli su tutti i calcoli che sono in corso, ma è un indicatore molto percepibile sulla tendenza. Se volete imparare qualcosa in più sulla Ichimoku Cloud, quando andate alla finestra di dialogo Insert Analysis Technique ed evidenziate la Ichimoku Cloud, potete fare clic su Definizione e Translation, dispone di una guida, che è proprio qui e che vi dà informazioni dettagliate sulla modalità di funzionamento e di calcolo dell'indicatore. Ma, inserendola, potete disattivare qualsiasi colonna che non volete vedere. Se volete nascondere o mostrare i diagrammi, perché ne ha molti qui. Se siete soltanto interessati all'orientamento e alla posizione del prezzo, potreste non essere interessati a tutti i valori specifici che ci sono qui. Così potete disattivare queste colonne, se volete. Questi valori hanno più senso quando guardate un grafico. Quindi, in un radar screen potrebbero non essere utili. In un radar screen è molto importante sapere qual è la direzione della tendenza, dove si trova il prezzo, e potreste non avere bisogno neanche di questa direzione neutra. Posso averlo sul mio radar screen e poi posso portarlo qui nel mio grafico. Ora, per inserire l'indicatore sul grafico, ricordate che dovete aggiungere spazio a destra.
Se provo a inserire l'indicatore sul mio grafico e clicco sulla Ichimoku Cloud, poi clicco OK, mi arrivano gli events log per farmi sapere che questa tecnica di analisi ha cercato di fare riferimento a troppe barre a destra del grafico, rettificare le proprietà di questa tecnica di analisi. Infatti, la Ichimoku Cloud arriverà nel futuro con 26 barre, quindi devo andare su Format Window nella scheda General, in Space to the Right, cioè spazio a destra, e inserire almeno 26 barre e cliccare su OK. Poi torno al mio grafico. Vado su Format Analysis Techniques, che vi ho mostrato quando stavamo parlando della creazione di grafici, ed evidenzio la Ichimoku Cloud. E poi su Status per attivare e quindi faccio clic su Chiudi. Ed ecco come l'indicatore appare sul mio grafico. Crea una sorta di cloud che è blu e arancione. E volete individuare in quale direzione la tendenza sta andando in base alla posizione del prezzo corrente e la cloud. È un concetto interessante. E se volete attivare l'alert, ci saranno più o meno due scenari differenti. Vi dirà quando la linea gialla attraversa la linea magenta e quando il prezzo è sopra o sotto la cloud. Quindi ci sono alert diversi che potete attivare in TradeStation e potete fare in modo che l'indicatore vi avvisi se si verifica uno dei crossover. Un modo per inserire 500 simboli dello S&P 500 o del Russell 2000. Ecco, sì, è abbastanza facile. Vado a pagina 2 qui sul mio radar screen. In realtà seleziono Insert Another Page, cioè inserisci un'altra pagina, e vado a Insert TradeStation Symbol List, cioè inserisci elenco simboli di TradeStation. Ecco, vado su Index Components, componenti del sommario, e qui ci sono gli indici S&P. Questo è il gruppo dell'S&P 500. Clicco su OK, poi riesco ad aggiungere i 500 simboli al mio radar screen in una volta sola. Una cosa alla quale dovete prestare attenzione è il raggiungimento del limite massimo di radar screen. Radar screen può darvi calcoli storici solo fino a 1000 simboli, quindi tenetelo in mente perché se si tenta di mettere tutte le azioni in radar screen che corrispondono a circa 8000 simboli, radar screen non sarà in grado di calcolare tutti quei simboli perché il limite è 1000. Per inserire l'Ichimoku Cloud basta andare su Insert Indicator e Ichimoku Cloud è uno degli indicatori elencati qui. Potete aggiungerlo e sarà visibile direttamente sul radar screen. Bradford, un webinar di TradeStation sull'utilizzo degli indicatori tecnici o le molte trading apps in TradeStation? Dunque, bella domanda. Ci sono molti video su richiesta che potete guardare. Fatemi vedere se riesco a mostrarvi alcuni di quelli presenti qui sull'analisi tecnica, che spiegano cose diverse sull'analisi tecnica. Allora, andiamo su internet e questo è il sito di TradeStation. Bisognerebbe andare su Education, cioè formazione, e quindi fare clic sull'opzione Events, cioè eventi, per accedere ai webcast su richiesta. Una volta che siete in eventi, c'è una scheda per On Demand, cioè su richiesta, e la potete vedere qui sotto, ecco On Demand, e questi sono tutti i video che potete guardare, tra cui la guida introduttiva. Ma qui dentro c'è la sezione Market Analysis, cioè analisi di mercato. E quando clicco lì, vi sono alcuni video che parlano di analisi tecnica e di come applicarla in TradeStation. A look at the theory and tools of technical analysis, cioè uno sguardo alla teoria e agli strumenti di analisi tecnica, poi fundamental analysis, cioè analisi fondamentale, poi abbiamo introduction to technical analysis, cioè introduzione all'analisi tecnica. Quindi venite qui per guardare questi video che parlano di analisi tecnica in TradeStation e di come ottenere il massimo da essa. E OM, sì. Torniamo all'indicatore TradeStation. Se ritorno a quello in cui si trova la mia Ichimoku Cloud e volete eseguire l'ordinamento in base a quelli che sono sopra la nuvola,
vi basta fare doppio clic sulla collocazione del prezzo e noterete come si ottengono tutti quei gruppi insieme. Sono tutti quelli posti al di sopra della cloud, al di sotto della cloud e tutti quelli che sono nella cloud. Così l'ordinamento può essere eseguito semplicemente facendo doppio clic sull'intestazione della colonna. Caitlin, nella tua domanda mi chiedi se per un nuovo trader è meglio utilizzare Radar Screen o i grafici, o una combinazione di entrambi. Tutto dipende da quanti simboli stai seguendo. Radar Screen è fantastico se disponi di un paio di dozzine di simboli che stai monitorando e vuoi essere avvisata se succede qualcosa. Molti utenti di TradeStation preferiscono avere l'analisi grafica. Così, invece di avere 25 simboli nel Radar Screen, preferiscono avere 25 grafici individuali su TradeStation e farli aggiornare contemporaneamente. Quando l'elenco dei simboli comincia ad allungarsi e avete più simboli da seguire, Radar Screen vi farà risparmiare molto tempo, molto spazio sullo schermo ed è una sola finestra invece di 50-100 grafici. Dunque, io personalmente uso una combinazione di entrambi. Avete il Radar Screen con una watchlist collegata a un grafico e potete scorrere tutti i simboli cliccando sui simboli stessi o premendo invio. Ecco, notate cosa faccio qui. Se guardo Apple in Radar Screen, mi basta premere invio. E notate come il grafico si aggiorna con ciascuno di quei simboli. Quindi invio vi permette di scorrere tutti i simboli del proprio Radar Screen. Quindi non è necessario fare clic su un simbolo. Basta premere invio e va automaticamente al simbolo successivo. Se volete prendere i 2000 simboli del Russell, ecco, filtrateli e lasciatene solo 500 in Radar Screen. Sì, questo è possibile e nel corso di domani vi mostrerò lo scanner. Ed è infatti lo scanner che vi permette di fare quel filtraggio preliminare prima di inserire i simboli in Radar Screen. Probabilmente, infatti, non vorrete negoziare tutti i 2000 simboli, ma ci sono alcuni criteri che vi interessano. Che si tratti di prezzi, volumi o caratteristiche specifiche, lo scanner può aiutarvi a ridurre l'elenco dei simboli a qualcosa di cui si possa tenere traccia in tempo reale e inserirla in Radar Screen. Perciò domani vi mostrerò lo scanner e il modo di utilizzarlo per creare i filtri e restringere l'elenco dei simboli. Eric, se hai solo bandiere blu, quando si attiva un alert, ecco, vado a vedere qui, non ce l'ho più. Ma se attivi un alert e hai solo bandiere blu, è perché nessun simbolo ha soddisfatto ancora i criteri dell'alert. Ecco, vedrai il giallo solo se il simbolo soddisfa i criteri in questo preciso momento, cioè in tempo reale. E Peter? Se superi il limite di 1000, otterrai ancora le quotazioni per i simboli. Ma l'indicatore storico reale probabilmente visualizzerà un messaggio che dice che si è raggiunto il massimo di 1000 simboli, anche se i simboli continueranno a caricarsi sul tuo Radar Screen. Irene, alcuni dei tuoi simboli hanno una lettera maiuscola D dopo ogni simbolo. La lettera maiuscola D dopo un simbolo, credo di averla vista anche su uno dei miei simboli, significa semplicemente che stai ricevendo dati differiti per quel simbolo, quindi il tuo account non è iscritto ai dati in tempo reale per quella borsa e quando colleghi il simbolo ottieni dati differiti, in ogni caso da 10 a 30 minuti a seconda della borsa. Grazie Michael per la tua considerazione sul sito IFTA. Dunque, andiamo avanti. Alexander, Radar Screen è in grado di monitorare anche le opzioni. Devi solo introdurre una lista di opzioni e Radar Screen ne conserverà traccia per te. Un modo semplice per farlo è di andare su Insert Symbol, puoi fare clic su Lookup, cioè cerca, poi vai su Options e digiti il percorso o il simbolo sottostante.
Diciamo che vuoi cercare simboli e opzioni per Microsoft. Ecco, clicca sul lookup e basta selezionare tutti i simboli da qui facendo una selezione multipla. Nota che ho appena premuto Shift e cliccato sull'ultimo mettendoli in evidenza tutti. Poi ho cliccato su OK e Insert. I simboli delle opzioni vengono caricati nel radar screen e puoi anche conservarne traccia. Quindi queste sono tutte catene di opzioni da Microsoft. Benissimo. Dunque, Jerome, non c'è modo di collegare automaticamente il radar screen allo scanner. Capisco la tua considerazione sull'avvio dello scanner per fargli scaricare automaticamente tutti i simboli in radar screen, ma questa funzione purtroppo non è ancora disponibile. Dunque, David, non necessariamente. Vedo la tua domanda. Radar screen è più utile per il trading intraday? No. Perché ricorda che puoi impostare il radar screen su qualsiasi intervallo di dati, quindi puoi impostare il radar screen sul giornaliero, sul settimanale o sul mensile. Crea comunque tutti quei calcoli in base all'intervallo che gli hai fornito e ti dà gli alert in tempo reale se hai bisogno. Ecco, abbiamo raggiunto la fine di questa lezione e ho trattato anche oggi molti argomenti. So che a volte è difficile afferrare e ricordare tutto, ma è per questo motivo che mettiamo a disposizione il video. Quindi controllate la prossima settimana perché dovreste trovare un archivio di questa presentazione da guardare con comodo e con le necessarie pause in modo da poter sperimentare la funzione e continuare con il contenuto. Quindi la registrazione sarà disponibile cliccando su questo link che ho appena inserito nella chat. Cliccatevi pure o salvatelo tra i preferiti se volete guardarlo in un secondo momento. La lezione è finita, grazie a tutti per il tempo che mi avete dedicato, spero di vedervi tutti domani. Lezione numero 8. Filtrare l'universo dei simboli utilizzando le hotlist e lo scanner. Quindi sarà un po' un seguito di quello che abbiamo fatto oggi, utilizzando il radar screen per il filtraggio dei simboli e per l'ordinamento. Vi ringrazio molto per il tempo che mi avete dedicato. Arrivederci e a domani.